attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e Maestri, wildcard di lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il motoestate è qui! Cervesina, circuito da 2804 metri, 600 Stock Open, gara unica 13 giri, pole position per Kevin Manfredi in 1.20.199, al secondo posto Campacci 1.21.558, ottima la prestazione di Michael Ferrari che ha chiuso in 1.21.732, un'ottima qualifica per lo stesso Michael che ha provato diversi setup ed è riuscito a trovare un po', diciamo, quella che è la quadra. Seconda fila con Mortali 1.21.910, Lobartolo 1.22.062, Gioia vicinissimo, attaccatissimo, non vuole mollarlo lì 1.22.093, Gasperini apre la terza fila 1.22.150, Saltarelli e Fortunati che si trova evidentemente in nona posizione. Quarta fila che si apre con Pozzo 1.22.591, tempi che si sono decisamente alzati, Numerato 1.23.009 e Torlaschi in dodicesima piazza 1.23.308, Felappi con la numero 312 in moto apre la quinta fila con un 1.23.515 per Felappi che si è giocato in maniera importante, si gioca la classifica della 600 Stock. È interessante il suo piazzamento anche per capire poi quale può essere la progressione in vista della classifica finale. Filippi 14esimo 1.23.857, D'Ambrosio 15esimo 1.23.913, sesta fila che si apre con Fiore 16esimo 1.24.188, Mele 1.24.190, due millesimi li separano, Cavaliere 1.24.641 in diciottesima, Paolucci apre la settima fila in 1.26.217. Per Paolucci che ha provato un setup importante, ha cercato di avvicinarsi a quelli che sono i tempi delle moto vicine a lui, ha chiuso comunque in 19esima piazza, 20esimo Villani, 21esimo Poncini. A questo punto non faccio nient'altro che dare linea a Nilo per le classiche interviste per gara e poi ci vediamo qui con Andrea Tomio per la gara. Abbiamo avuto difficoltà a recuperare e poter parlare con Michael Ferrari, ma abbiamo la fortuna di poter interagire con il suo team manager Michele Filippi, a cui vogliamo chiedere, farci dare le informazioni insomma a proposito della gara di oggi e tante altre cose in generale, se le vuol dire. Ciao a tutti, come ha detto Milo, sono Michele Filippi, team bikers da Cordoli Moto Club. Parlo per Michael Ferrari che in questo weekend è uno dei grandi protagonisti, siamo fieri di lui. Parte con il terzo tempo in griglia, ma voglio spezzare una lancia a suo favore. Nel turno prima delle qualifiche Michael Ferrari ha fatto il secondo tempo, ha fatto un tempo pazzesco di 21.3 e poi nel turno dopo di qualifiche non è riuscito a replicarlo, ha portato a casa un 21.7, quindi la terza piazza. È veramente in forma. Siamo orgogliosi, è il nostro cavallo di battaglia e speriamo nel tempo oggi perché vogliamo vedere una gara di quelle MotoGP con i ragazzi davanti, Campacci, Ferrari, ovviamente Kevin Manfredi non lo può toccare nessuno perché è un mostro sacro, però dal secondo posto, secondo e terza piazza con Ferrari e con Campacci e Ferrari, ragazzi, se ci è asciutto qua vediamo qualcosa di veramente bello e di alto livello.
grande entusiasmo, però vorremmo poter parlare con lui al parco chiuso, ma non è una garanzia. Vediamo se riusciamo a farlo. No, ce la faremo, perché altrimenti lo licenzio. Ferrari, se non fai le interviste la prossima volta sei licenziato. Questo è un messaggio. Grazie, grazie Michele. Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao Milo. Ciao. Abbiamo catturato Davide Felap in un momento un po' particolare. Io non so se riesco a strappargli anche qualche parola oltre al fatto di tutto ciò che sta facendo, però aspettiamo un attimo, vediamo. Comunque in ogni caso è la simpatia che ci colpisce, giusto? Beh, può darsi, sì, dimmelo tu. La simpatia sicuramente, per il resto, se dovesse piovere oggi, com'è intenzione di affrontare l'ultima gara? Credo che l'importante sia portarla a casa sul bagnato e certo, non andando a funghi. Ci proviamo. Campionato è andato bene, siamo secondi, possiamo ancora vincere e quindi lotteremo fino all'ultimo. Grande, ci vediamo al parco chiuso, grazie. A dopo, ciao. Sì, allora per quest'ultima gara siamo passati alla 600, dato che le ultime due gare le ho fatte con la moto 4, quindi siamo qui per fare un po' esperienza con questa moto in vista del prossimo anno e poi se arrivano i risultati siamo contenti. Diciamo che è una sorta di test allora. Sì, sì, una specie di test, dai. Benvenuti da Cervesina, circuito Tazio Nuvolari, 2804 metri, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Per la 600 Stock Open, 13 giri, speriamo infuocati con un grande, grandissimo favorito, Kevin Manfredi che parte da prima posizione, Andrea Campacci secondo, Ferrari a chiudere la prima fila. Che gara ti aspetti? Ah, mentre stanno per partire i ragazzi, io mi aspetto Manfredi davanti, lo sai? Così è, dici, è intuito. Partenza, vediamo se c'è Kevin che in pieno. Dov'è Manfredi? Sai che non è partito fortissimo? No. Lo vedo in terza piazza. Campacci, invece c'è Ferrari davanti. Ferrari davanti, però sai che mi sa che Kevin Manfredi è passato. Eccolo qua, lo aspettavamo. Kevin Manfredi ha timbrato. Staccato il cartellino e se n'è andato. Chissà se se ne va. Hai detto prima giustamente, Michael Ferrari può essere uno dei protagonisti di quella che è una gara lunga, perché sono 13 giri. Qui siamo intanto live con Davide Felappi, 312 numero, è partito dalla 13esima posizione. Campacci, che rischio! Mamma mia, come ha scodato! Che jolly che Campacci, si è giocato Campacci! Mamma mia! Conosci il ragazzo? Sì, lo conosco molto bene. Buon pilota? È un buon pilota, una giovane promessa, 15 anni. Quindi, è proprio giovane. Sì, Michael Ferrari invece, che a questo punto si trova in seconda posizione, darà del filo da torcere a Campacci? Anche lui... Sono giovincelli qui? Sì, Ferrari è meno giovincello, ne ha 27 mi sembra. Però sì, insomma, sono tutte e due un po' due teste calde. Dopo ti faccio... Allora, tanto per iniziare, Andre, è giusto sottolineare come Samarani è il leader di questa competizione. Ci sono diverse wild card, da cui Manfredi ad esempio, che non ha partecipato attivamente. E Samarani si presentava a questo circuito come già vincente del campionato. Non è neanche venuto, non sappiamo quali sono le motivazioni, non voglio nemmeno entrare nel merito. Samarani, che aveva 75 punti, intanto completato il primo giro con Manfredi, che se n'è già andato, ha salutato la compagnia. Ferrari, Mortali, Gasperini, Campacci quinto, Lobartolo sesto, settimo Saltarelli. Qui la lotta un po', diciamo, per la seconda posizione. Mortali, Ferrari. Sì, allora c'è da fare un po' di nel senso che vabbè, Manfredi, qui abbiamo Stock e Open, tra l'altro c'è esatto, un po' di di tourbillon, di sensazioni, Manfredi, di emozioni. Io direi che non lo consideriamo neanche più, perché ormai no, è già ma sparito. Vedi, tu sei primo Manfredi, diciamo la verità, per noi puoi rimanere primo, che anzi noi ti teniamo via dalla classifica. No, scherzo, non avere piloti come Kevin Manfredi all'interno del motosport. Assolutamente, anche perché settimana prossima sarà penso o all'ultimo o al penultimo round del mondiale Super Sport. Quindi diciamo che si sta giocando il campionato europeo. Quindi dai, per lui diciamo sono delle. Allora, in bocca al lupo, Kevin. Che sia stato di buon auspicio questa gara, anche perché io non ti vedo più, sinceramente. Siamo on board con Ferrari, che è secondo, non ti vedo manco più. Felappi, intanto, scavalcato da Mumerato, che partiva dalla undicesima. Questo qua non è Mumerato. È Poncini, se non Poncini, che ha avuto una buonissima risalita. Partiva dal 21esimo posto. Sì, è Poncini, perché c'è scritto Poncio alle spalle. Poncio 29, se non ho visto male. Intanto andiamo a vedere lungo, da parte di chi? Il numero 94, andiamo a cercare. 64 da Fiore, dritto da parte di Fiore, mentre Manfredi ha preso il largo. Ferrari, Campacci, che ha scavalcato un paio di piloti, tra cui Mortali e Gasperini. Ha scavalcato qua anche Michael Ferrari. Campacci si piazza secondo. Anche Campacci comunque è una wild card, che ha affrontato tutto un altro campionato e è venuto a disputare questa gara come wild card.
ed è stato anche bravo perché comunque dopo il mancato inside è riuscito a ripassare. Si è messo... Assolutamente, lì è andato a rischiare di cadere proprio direttamente. Sì. Lì rovini la moto, rischia anche di fermare. Sì. Ti chiedo adesso oggettivamente, non che la gara non abbia senso, adesso noi andiamo a commentarla perché c'è una bellissima sfida al secondo posto, Campaci Ferrari, ma... Se un pilota dovesse farsi, è un po' come in un allenamento per una squadra di calcio, ma non un allenamento normale, come se piazzassero un amichevole, certo, e si fa male un calciatore, il calciatore più importante. Sì, diciamo che non ha tanto senso ai fini, è da prendere come una invece di fare una giornata di prove libere, fare una gara per allenamento, però sai, è tutto imprevedibile. Assolutamente, quando stai correndo in questa maniera, si sta alla caduta di tuo anno. Esatto, esatto. Intanto guarda Poncini, che buono spunto che ha avuto Kevin Manfredi con la sua, che moto ha Manfredi? Dai, dammi Yamaha R6, Yamaha R6, sì. Questi siamo su livelli un po' più sì, sì, sì. Beh, anche Campaci Yamaha R6 e anche Ferrari Yamaha R6. Diciamo che è un po' tre motorizzati Yamaha davanti, stanno facendo un po' il bello e il cattivo tempo mentre chiude il secondo giro Manfredi con tempi, terzo giro con tempi stratosferici, sta iniziando a prendere decisamente spazio, mentre Campaci Ferrari mi sembra che possa essere una bellissima sfida per il secondo posto. Sì, sicuramente per loro è un po' più divertente perché sono vicini. Qual è lo step più importante che può fare un ragazzo come Campaci da 15 anni all'interno di un moto estate? Ad esempio all'interno di un moto estate, quale trofeo potrebbe andare a giocarsi qualora l'anno prossimo decidesse di affrontarlo? Ma esempio, già lui stava correndo nel panorama della Coppa Italia, faceva il Pirelli Cup, quindi è venuto a fare questa. Lui arriva dal moto estate, l'anno scorso ha fatto il moto estate e l'ha vinto, la Race Attack, e quest'anno è andato a fare la Pirelli Cup. Quindi diciamo che il moto estate è un po' un lancio. Sicuramente è un bel trampolino dove ci si può iniziare a far vedere, ecco. Filappi intanto, Andre, passa Poncini, questa volta ci riesce in maniera decisa e aggressiva, quando buon Kevin Manfredi, secondo me, non dico tra poco, ma tra pochino, inizia già a doppiare qualcuno, perché mi sembra che sta prendendo il largo. E poi ti chiedo anche, effettivamente affrontare una gara così è veramente un allenamento su una pista, cioè... Non so, è una cosa forte quello che sto dicendo, ma non c'è una competizione per Manfredi, cioè Manfredi prende parte e vince la gara. Sì, vabbè, ma lui nel senso la fa, ti ripeto, come allenamento. Per lui è persona squisita, tra l'altro fuori da palo, perché l'ho conosciuto, visto molto amichevole nei confronti di tutti, mentre Campaci sta prendendo un po' il largo su Ferrari. Eh sì, sta... C'è un secondino? Secondo me a vista d'occhio non è un secondino, ma quasi, poco ci manca. Tra l'altro, Mortali non è così lontano, Andre, da Ferrari. Lontano. Secondo me potrebbero assottigliarsi le posizioni, anche perché questa è la gara più lunga di tutte, 13 giri. 13 giri, sì. E... Fa freddo perché anche il cielo lo vedi com'è bello... Terzo. Qui ti aiuto io, ti vengo in soccorso io, terzo, posso garantirvi che faceva freddo. E mi ha raccontato, chi è Ferrari? Scavalcato, no? No, è Poncini. Poncini che ha scavalcato a sua volta, penso Felappi un'altra volta. Felappi, sì. Può essere che fosse Felappi, buona la gara da parte di Poncini. Allora ti dico, io stavo morendo di freddo. Sì, ma infatti, porca miseria. Ma chi è che te l'ha detto? Io mi volevo mettere il giornale sotto la tuta, sai come si usava? Sì, ho capito, il mio portuce delle. Cioè, anche poi adesso è tutto tu, Ma chi è che ti ha detto che non faceva freddo? Il mio team manager. Ho detto, guarda che fa freddo. Ma no, si è alzata la temperatura. Ah, perché dovete sapere che Andrea Tomi è un team manager. Adesso noi nella gara della 600 Stock Open parliamo del team manager di Andrea Tomi. No, scherzo, Andrea. Poi anzi, ti farò qualche domanda interessante. Ma qua la sfida c'è? Campaci, mamma Ferrari! È vicino Ferrari. È vicino, vuol dire che non vuole mollare. Kevin Manfredi intanto prende sempre più spazio. Mi piace, fa morire Manfredi, che arriva prima di questa curva, si allarga, poi si restringe per prendere. Secondo me sta provando, cioè, totalmente differente il modo di affrontare la curva di Manfredi. Ma ti dico anche il perché. Lui sul dritto inclina la moto verso destra, poi la rinclina verso sinistra. Evidentemente sta usando dei rapporti molto lunghi. Quando tu inclini la moto, accorci il raggio. Largo! Andre, largo, no, Campaci, no, vediamo se entra Ferrari. Tanto. No. Non riesce! No, ma va Ferrari qua, va un pelo forse. E invece no, è entrato Ferrari, è entrato su Campaci. Grande sorpasso da parte di Michael Ferrari, ma forse Campaci ha alzato proprio? È stato strano, è stata un po' una roba strana. Ti dicevo, Manfredi che inclina la moto lì per far prendere più giro alla moto. Ah, ma per poi farla uscire meglio anche poi in curva? No, sì, perché
la gomma è fatta così. Voi non, non vedete, ma Andrea, Tomio è qui. Se ci daranno l'avallo, noi faremo degli speciali dove Andrea Tomio vi dà tutte queste spiegazioni. No, davvero. La gomma ha un diametro così. Se tu inclini la moto, si accorcia il raggio. Quindi la moto prende prima velocità. Certo. E quindi se lui la inclina sul dritto per fargli prendere prima la velocità. Però è una cosa che puoi fare quando sei da solo a correre. Quando sei da solo quando qualcuno, sai che cosa stai facendo. Eccolo qua di nuovo. Vediamo se lo fa. Qua non l'ha fatto. E ormai ha preso margine. Qua non l'ha fatto Manfredi, che chiude il sesto giro. Tempi stratosferici rispetto a Ferrari, che ha scavalcato Campaci. E infatti guardatelo, Michael Ferrari con la sua Yamaha RS, come mi ricordava R6. Il buon RSI. Cosa ho detto? RSI. Vabbè, ho capito. Questa è la terza e la quarta telefonata che facciamo. Mi stai andando in coglione. No, non è vero, scherzo. Un compagno di viaggi meraviglioso, Andrea Tomio. Mattia Paolucci, lo conosci? Si trova in questo momento Paolucci in 21esima posizione a questo punto, si trova a dover rimontare quelle che sono diverse posizioni. Felappi invece si trova un po' invischiato in quelle che sono le ultime posizioni. Campaci, guarda lì su Ferrari, è tornato. È arrivato Campaci a... Ha una capacità è tenace. Lilo, quando l'ho visto, ho visto che ha detto questo ci cade, ci lascia subito. È stato bravissimo a tenere la moto. È stato bravo. Due sorpassi veloci sul saltarelle mortali ed è arrivato alle spalle di Ferrari. A questo punto non ti voglio chiedere un pronostico, perché non sei solito fare pronostici, perché non si fanno i pronostici, perché sì. Però ti dico, è una bella gara. Quella almeno Ferrari Campaci, poi per il resto effettivamente Manfredi se n'è andato, è buono. Esatto. Io penso che, conoscendo un pochettino Campaci, non lascerà nulla al caso, nel senso che proverà ad andarlo a prendere in qualche modo e vedere di mettersi davanti. Un altro che non è arrivato, qui stiamo rivedendo la gara, ad esempio mi dicevi della differenza tra Stock e Open. Tra gli Stock davanti c'era Giordano Travagliati, 75 punti. Felappi alle spalle incombeva con 56. Occhio, perché Travagliati non è arrivato, quindi a Felappi basta oggettivamente partenza di Ferrari. Esatto. E aveva girato poi il primo. Sì, stavamo dicendo prima, quindi dicevo Felappi basta rimanere in piedi per vincere poi la Stock. Esatto. Perché Giordano Travagliati, non sappiamo poi evidentemente anche alcune scelte che vengono fatte, il perché però non c'è Giordano Travagliati in quella che è l'ultimo weekend del MES Moto Estate in quel di Cervesina. Lo ricordiamo, 13 giri, mentre ci stiamo rigodendo e stiamo riapprezzando diversi slow motion. Qui ad esempio vediamo come sfruttano il cordo, lo siamo con Michael Ferrari, lo vediamo passare, mi dicevi Yamaha R6, mortali invece? Kawasaki, infatti, però un po' meno performante rispetto alle Yamaha davanti. Beh no, in realtà anzi, Kawasaki va molto forte. Beh, abbiamo visto la gara delle 300 Super Sport, no, ma anche nelle 600 va, solitamente va molto forte. Però ormai diciamo che è un po' monopolizzato soprattutto la 600 Stock dalla Open. Yamaha, sì. Sono sempre io, quelle gare che abbiamo commentato, Andrea, abbiamo sempre visto Manfredi davanti, che va bene, fa un altro sport perché è anche molto bravo. Certo. Però Ferrari è uno di quelli che è sempre stato dietro. E poi Samarani. Anche lui con la Yamaha. Hai visto? Quindi ci sono alcune gare che hanno un monopolio di alcune. Alcuni marchi che hanno il monopolio. Poi ti chiederò magari perché, quando me lo saprei dire, magari mi fai un fischietto. Manfredi qua intanto il fischietto l'ha fatto, ha salutato proprio la compagnia, ma se n'è proprio andato. Adesso c'è praticamente un rettilineo che divide Manfredi da Ferrari e Campaci, con Ferrari davanti a Campaci e Mortali che non molla. Dietro c'è una lotta disperata per il sesto posto tra Saltarelli, Gasperini, Lobartolo. Campaci su Ferrari, qua l'ha passato, sì! Grande sorpasso di questo astro nascente, 15 anni mi ha detto Andrea Tomio, avere Campaci, grande sorpasso qui, curva è uscito bene, ha sfruttato tantissimo la scia e poi l'ha presa proprio definitivamente in quella curva. Hai visto quante cose mi stai insegnando? Hai visto? Sei bravo. Te l'ha più un po' largo dopo per insegnarle a me queste cose, sei bravo. Sì, capisco che sono una mazza, ma mi stai insegnando tante cose, Andrea Tomio. E adesso secondo me... E adesso è Ferrari che si deve francobollare a Campaci. Mamma mia, ci stava già provando. Hai visto? Perché lì io rispondi subito oppure... Hai paura? Un pilota può aver paura di perdere in questo caso il treno con Campaci che se ne va? Sì, se lo lasci andare un attimo alla fine. Quindi o ti fai subito rivedere oppure... Un po' come qua con Felappi, con Mele. Ti chiedo le aspettative per il prossimo anno? Di chi? E che ne so, di chi? Campaci non te le chiedo perché sta gareggiando. Ti chiedo adesso anche di te. Ah, io penso che andrò a giocare a bocce. Ragazzi, per favore, teniamo Andrea Tomio in naftalina, perché è un pilota meraviglioso e dobbiamo averlo dei nostri. Vediamo dai, qualcosa ci inventiamo.
Qualcosa ci inventiamo, campaci Ferrari, mentre si allunga ancora il distacco di Kevin Manfredi. Penso che abbia preso un altro secondo da campaci Ferrari, mentre Ferrari qua è staccato. Campaci adesso sta provando una sorta di assolo di allungo. Ci può riuscire, Andre? Mancano 4 giri. Ecco qui, performanza delle gomme. Beh, qua inizia a esserci, soprattutto per la scelta delle gomme. Chi ha usato la 0, chi ha usato la 1, qua diciamo che è gomma libera, quindi si può usare un po' tutto. Se rischi di usare una 0, hai... Con un tempo così? Con un tempo così è difficilissimo questo tempo, perché non fa né caldo, esatto, e non fa freddissimissimo, cioè né diluvia, dici, esatto, c'è meno 0. Esatto. C'erano 10 gradi. Sì, 13, sì, una roba del genere. Comunque, se metti la 0, diciamo che i primi 7, 8, 9 giri... Sì, è performante, poi ha un degrado. Ferrari importante. È tornato su Campaci, Andre, guardalo, è tornato fortissimo, altro che lo molla. Forse è stato lì che lo ha mollato un attimo. Ferrari prova ad entrare, non ci riesce, si deve accodare a Campaci. Vediamo come esce. Voi non avete idea di come stiamo affrontando il tornantino, io e Andrea Tomio. Ci giriamo con la testa, esatto, con i due pazzi squilibrati e le immagini, mamma mia, sono molto vicini, Andrea. Io sono, penso che possano vicini arrivare a braccetto fino alla fine, anche perché non mi sembra che uno dei due ne abbia per scappare dall'altro. Manfredi qua intanto, ma mi sembra che il distacco sia, sì, ormai è uguale, cristallizzato, che sta facendo praticamente una gita quando, in campagna, quando sai che è un rettilineo di distacco. È qui che Campaci ha passato Ferrari. Prima Ferrari non ne ha per scavalcare Campaci. Mortali, Saltarelli, Gasperini, Lobartolo, Fortunati. Qui nella prima parte di giro Campaci si stacca un po' da Ferrari. Oh, Ferrari, che rischio Ferrari, se la sta buttando in testa, hai visto? Mamma, come ha scodato Ferrari. Qui le telecamere vanno a indugiare anche un po' su quelli che sono gli altri piloti. Altro sussulto, un po' come abbiamo avuto prima, quando c'è stata quella scodata di Campaci. Ma questi due, se non scodano, sono loro due. Eh sì, esatto. Il gioco è a chi rimane sulla moto. Giochiamo a chi rimane sulla moto. Più o meno. Un nuovo gioco al decimo giro. Kevin Manfredi, fai una cosa: ferma la moto, aspetta gli altri e fai in modo che ti rimonti, così ci divertiamo gli, esatto, dai, giri, che almeno facciamo gli ultimi tre giri di commenti, di commenti. Michael Ferrari, eccolo qui. E Andre, un po' adesso ha perso, da quella scodata ha perso. Forse, quanto puoi perdere in un circuito così con quella scodata? Almeno un secondo e mezzo, due. Ulla! E c'è, però effettivamente c'è un secondo e mezzo, Sì. A vista d'occhio mi sembra, secondo me sono anche più di due. Ti dico la verità, guarda, assolutamente. Quella scodata, io adesso non so quanto possano le gomme influire e no, quanto possa adesso crederci di più. Allora, il problema, sai cos'è? Che quella scodata è sintomo di alt, della gomma che fino sta... a qua arrivi, oltre cadi. Quindi lui nella sua testa adesso sa che oltre lì non può andare. E se non sta in piedi che cade. Tanto Paolucci ventesimo, che ha qualche problema evidentemente, sta girando molto lento, sarà collocato in 19esima posizione. Qua invece siamo con Davide Felappi, 15esimo, alle spalle di Cavaliere, di Mumerato. Non mi sembra di vederli all'orizzonte. Qua andiamo con Kevin Manfredi. Mi dicevi quindi che probabilmente Ferrari adesso sia sesta e terza. Diciamo che ci dai un attimo una calmata. Mi sembra di sì, sì. Mi sembra che ci siano anche più di due secondi adesso tra Ferrari. Scappato Campaci, scappato. Vuol dire che Ferrari ha capito che io oltre là non vado, non me la vado a perdere, non mi vado a perdere la caduta. Non voglio cadere, anche perché l'obiettivo è anche quello di conquistare un podio, che può essere importante. No, ma anche perché adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma sia Manfredi sicuramente wild card e probabilmente anche Campaci è wild card. Quindi lui, se arriva così, vince la gara. Esatto. Quindi perché capisci quando c'è la premiazione viene premiato evidentemente Michael Ferrari, che è arrivato, nonostante sia arrivato terzo, le altre due sono wild card. Noi poi quando facciamo la cronaca, Andre, diciamo che il podio è quello chiaro, non metaforico, chiaro, è chiaro, quello reale delle reale, moto che reale, sono arrivate come in sempre pista. Però a conti fatti poi è Michael Ferrari, esatto, che arriva a prendersi i suoi 25 punti. Anche se, come dicevamo prima, il campionato è già stato vinto. Sì, sì, si è stato vinto da Matteo Samarani. Se ci fosse stato Manfredi ha fatto primo in quel di Varano settimana scorsa. Ha fatto farà primo, penso, presumibilmente anche oggi. Ferrari ha mollato di schianto proprio. Sì. Non penso che ci sia la possibilità per Mortali di avvicinarsi, ma mi sembra che lui si sia anche accontentato a questo punto. Ha ragionato. Quanto c'è di istinto, quanto c'è di ragionamento anche a questo punto? Inizialmente andava distinto, non gliene fregava niente della vincita, mica vincita, wild card. Poi si è preso quell'allarme lì e ha detto, va bene, fammi stare là, va. È l'ultima gara della stagione, chi non rompo la moto, va bene così.
E non puoi nemmeno fargliene una colpa perché effettivamente è giusto che sia così. È giusto che sia così. Kevin Manfredi, no? Mattia Paolucci. Andiamo con lui. Ha avuto qualche problema, mi sembra che stia girando un po' più lento Mattia Paolucci, non so se lo conosci personalmente, però sta girando abbastanza lento. Sicuramente per lui è importante ad esempio terminare la gara, ci sono quei piloti per i quali è importante arrivare a terminare la gara perché è un percorso che comunque termina e bisogna poi capire quello che succede anche l'anno dopo. 600 stock, lo ricordiamo Andre. Siamo arrivati alla fine, eh? Sì, siamo arrivati alla fine, abbiamo detto una marea di cavolate. Bravo, stai bravo anche tu, stai accompagnando la grande. Quanta cavolate, siamo veramente i numeri uno. Ferrari ha mollato Campaci, qualsiasi ormeggio, anche lui penso che. Non penso, si deve completare la seconda piazza perché Manfredi ormai è praticamente arrivato già a casa sua e anche tornato. Final lap, facendo un paio di calcoli, Ferrari dovesse arrivare terzo confermandosi, e penso che ormai si confermi perché quello deve essere il trend. Prende 25 punti, Ferrari riesce ad arrivare terzo, Mortali è alle spalle, si la sta giocando con Saltarelli, ecco da lì può uscire fuori il secondo della 600 Open, ammesso non concesso che Samarani è primo, chi si gioca secondo, la seconda piazza se la giocano Mortali e Saltarelli. E Ferrari invece? Ferrari è, se dovesse vincere, come dicevamo io e te, la gara fa 25, ma fa 25 più 11 più 13, perché nel primo weekend ha fatto 0 Michael Ferrari, quello è il problema, lo 0 arriva a 49, mentre con questa posizione Mortali sta comunque davanti a Saltarelli che ha fatto 0-0 a Varano, e ormai penso che ci avviciniamo nonostante tutto. Mortali dovrebbe riuscire a collocarsi in quello che è... Questo... E Filippi che era rientra. Filippi Manfredi in penna pure, il Filippi in penna pure, sono contento. Filippi era rientrato dopo un infortunio e insomma era già, è stato bravo perché era da tanto che non Manfredi andava. Campaci e Ferrari, a questo punto Mortali arriva secondo in Open dopo che Samarani non è arrivato, ancora scusato Campaci, basta fermati, è finita la gara. Ferrari terzo, Saltarelli Mortali, hai visto, Saltarelli ha scavalcato Mortali alla fine, ma nonostante ciò Mortali secondo, primo Samarani, secondo Mortali, terzo Ferrari nella classifica Open. Vado a fare un calcolo nell'STK, Travagliati scavalcato da Felappi, lo avevamo detto, Felappi, Poncini secondo. Per quanto riguarda la gara termina qui Andre, dominio assoluto di Manfredi. Chi è che sta prendendo fuoco? No lì è qualcuno, si è fermato a fare il burnout, che dice le tribune a sinistra, vedi? No, io pensavo che qualcuno stava facendo la salamella, ma vogliamo andare, forse mangiare. era Bruno che faceva Bruno la, grazie di tutto, grazie per averci fatto da mangiare, grazie a questi ragazzi, primo Manfredi, secondo Campaci, terzo Ferrari, grazie ad Andrea Tomio. Grazie a te Giallo, ci vediamo l'altro anno. Linea Nilo. Ma che l'altro anno? Che dobbiamo fare tutte un'altra ancora gare. Lui dice l'altro anno, abbiamo le gare due. Ma ci vediamo il prossimo anno. Ciao ragazzi. Ciao. Michael Ferrari, concedici 10 secondi della tua vita. 10, per favore. Com'è andata Michael? È andata bene, sono molto contento. Gli ultimi giri purtroppo ero stremito, proprio non ce la facevo più. Abbiamo fatto di tutto per stare attaccato ad Andrea, è stato troppo bravo. Manfredi un altro livello e niente, però ho dato il massimo e un bel terzo posto, una bella soddisfazione alla fine dell'anno. E per noi è una bella soddisfazione poterti intervistare, non abbiamo mai questo onore. Grazie, ciao a tutti, ciao. Grazie a te. Cerchiamo di rubare un'intervista veloce, 10 secondi a Michele Filippi. Allora, sono contento, dai, non dovevo neanche fare la gara e sono contento. Sai, non mi sono fratturato il piede, non ho mai girato tutto l'anno. Ho fatto domenica scorsa qualche turno, ieri, e dopo ho detto vabbè mi iscrivo. È stata dura, però mi sono divertito, dai. Sono un po' lontano dalle prestazioni, però va bene. È stato bello, mi sono divertito. Arriverai ad essere in forma ancora, grazie mille. Sì, grazie. Grazie a te Michele. Al parco chiuso con Mattia Paolucci, che vediamo soddisfatto della gara, giusto? Sì, dai, abbastanza, che comunque questa qui era una gara che abbiamo usato per allenamento per il prossimo anno, dato che vogliamo correre con questa moto. E è stato un peccato perché comunque in questa gara ho avuto la visiera appannata, in rettilineo praticamente non vedevo niente, in curva era un po' meglio perché avevo messo il foulard e probabilmente non passava aria da sotto il casco e si appannava per quello, però comunque sono contento, mi sono divertito, sono andato abbastanza bene. E noi siamo contenti per te Mattia, grazie. Ciao, grazie.